Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco. E non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. In questa seconda domenica del tempo pasquale, la domenica subito dopo Pasqua, si celebra anche, per volere di San Giovanni Paolo II, la domenica della Divina Misericordia. Ma soprattutto questo Vangelo che si legge tutti gli anni ci ricorda che ogni 8 giorni, noi diremo ogni settimana, da sempre, dall'inizio, la comunità cristiana ha cominciato a radunarsi. Infatti gli Apostoli, dopo aver visto, sperimentato la presenza di Gesù risorto la sera, secondo appunto il Vangelo di Giovanni, la sera di Pasqua, la sera del primo giorno della settimana ebraica, la nostra domenica, che per gli ebrei è il primo giorno della settimana, ecco, 8 giorni dopo, dice il Vangelo, erano ancora riuniti in casa e c'era con loro anche Tommaso, che invece era assente la settimana prima. Quindi questo ci racconta che proprio fin dall'inizio, ogni settimana, nel primo giorno della settimana, che allora si chiamava il giorno del sole, come ancora nelle lingue anglosassoni, Sunday, ecco, i cristiani, i discepoli di Gesù, si sono radunati per cosa? Per incontrare Gesù risorto, presente in mezzo a loro. E la vicenda di Tommaso, che è molto simpatico, questo apostolo che vuole toccare con mano, diremmo noi, che non credo finché non vedo, ci viene raccontata proprio per dire che invece noi siamo nella situazione in cui non abbiamo visto con i nostri occhi, non abbiamo toccato con le nostre mani il corpo di Gesù,
ma saremo beati se, pur non avendo visto, abbiamo creduto, cioè abbiamo prestato fede alla testimonianza di quelli che invece hanno visto e hanno toccato e hanno raccontato, e a volte anche con il loro sangue hanno testimoniato questa esperienza meravigliosa di quest'uomo che è risorto dalla morte. La comunità cristiana che si riunisce ogni domenica, ogni giorno del Signore, siamo noi che abbiamo, noi cristiani abbiamo cambiato il nome a questo giorno, chiamandolo da giorno del sole, chiamandolo giorno del Signore, in latino dies dominica, giorno del Dominus. Ecco, i cristiani che si riuniscono nel giorno del Signore si riuniscono per incontrare il Signore. Certo, non lo incontrano più toccando le sue mani, il suo costato, ma toccando, diciamo così, la parola di Dio, l'Eucaristia, il pane della vita che è Lui, e abbracciando e dando la mano, come facciamo allo scambio del dono della pace, ai fratelli, cioè diventando comunità. Sono i segni attraverso cui Gesù, il risorto, continua a essere presente e a nutrire, a spingere, a far crescere la sua comunità. Ecco perché la domenica per i cristiani è un giorno fondamentale. E anche dire, beh, ma io sono credente, ma alla messa non vado, la domenica non posso andare. C'è qualcosa che non va in questa, se vuoi essere un cristiano cattolico, se vuoi seguire, diciamo così, la vita della comunità. La fede cristiana non è un cammino isolato, non è un cammino individualista, è un cammino comunitario, è un cammino di chiesa riunita intorno a Gesù risorto, la domenica soprattutto. Buona domenica a tutti.